Da pochi minuti c'è l'ufficialità, Nicola Cicchitti è stato riconfermato sindaco di Atessa. Se l'aspettava questa vittoria? Mi aspettavo la vittoria, sapevo che era sul filo di lana, è il risultato di un lavoro fatto in recupero, un recupero che potevamo evitare se altri amici credevano in me. Ringrazio coloro che hanno creduto in me e il lavoro che tutti hanno fatto insieme a me, i candidati, gli amici intorno alla coalizione Liberatessa, i giovani che mi sono stati vicino, praticamente hanno fatto sì che questo risultato arrivasse così veramente eclatante e rumoroso sotto certi versi, perché ho vinto contro un personaggio di caratura nazionale e internazionale. Una vittoria che vale doppio, alla fine ha prevalso il buonsenso e non una campagna elettorale denigratoria come purtroppo dobbiamo dire è stata fatta dall'altra parte. Sì, mi è dispiaciuta la campagna denigratoria che è stata fatta nei nostri confronti. Io credo che questo sia uno dei motivi per cui i cittadini hanno punito il mio concorrente Borrelli. Io credo che bisogna presentarsi con umiltà e senza quell'arroganza e quella presunzione con cui lui è aria di insufficienza, soprattutto perché lui praticamente si è presentato con un'aria di insufficienza. Io credo che i cittadini l'abbiano fatto pagare. Un consiglio che mi sento di darle è di dare maggiore spazio alla comunicazione, perché molti dei vostri lavori i cittadini li hanno conosciuti in questa campagna elettorale, mentre voi li avevate già fatti. Sì, noi abbiamo lavorato tanto, abbiamo difettato proprio nella comunicazione. È chiaro che la campagna elettorale è servita pure per recuperare in termini di comunicazione. Spero che nei prossimi 5 anni quell'emergenza a cui ho dovuto far fronte nei primi 5 non ci siano e quindi conseguentemente poter lavorare meglio per avere maggiori rapporti con i cittadini. Per chiudere, che cosa si sente di dire a tutti gli elettori di Atessa, anche a quelli che non l'hanno votata? Un grazie di cuore, io ho vinto questa competizione elettorale, so continuare ad essere il sindaco di tutti, amo questa città e continuerò a lavorare per Atessa.